Rieccoci ragazzi su Marvel Spider-Man, sono sempre il vostro Centro Silver e siamo pronti a proseguire nel nostro quarto episodio. Allora, vediamo se riusciamo. Iniziamo dal pezzo forte, un Kaki e Mombaku unico nel suo genere. Magnifico, è un Mifune. Esatto, il signor Fisk ha un gran gusto. Conosceva bene Fisk prima del suo arresto? Solo in termini professionali. Ho gestito molte vendite per lui. Andiamo avanti, prego. Allora, la colorazione a chiazze di quest'opera si richiama alla tradizionale tecnica Tarashikomi. I due Nio lasciano senza fiato. Non mi sorprende che Fisk amasse questo posto. È nel suo stile. Lui amava il dualismo. La distruzione grida, ma la creazione opera in silenzio. Si sono mai verificate anomalie nelle vendite che ha gestito per lui? No, no, certo che no. Non che io sappia. Ok, ragazzi, un paio di Guarderei un foto. passi d'oro su questo servizio da te cerimoniale. Ho un amico in procura e lui pensa che Fisk si occupasse d'arte per riciclare merci rubate. Io non sono al corrente delle sue operazioni. Oh, no, certo. Mi stavo solo chiedendo, ora che è in prigione, se non avesse mai notato nulla di strano. Senta, si sta facendo tardi e ho altri impegni. Forse è ora di scattare la foto di copertina. Quando ha saputo di lei, il mio amico della procura ha detto che il suo nome gli suonava familiare. Pensi alla foto, per favore. Si metta lì. È proprio sicura di non voler dire niente riguardo alle attività di Fisk? Neanche in via ufficiosa. Non credo che i vostri lettori siano interessati a... Cavoli. Aspetti qui. Un attimo. Ma... E non dovrebbe essere qui. Scatto una foto. Pronto? Craig. Non posso entrare ora, mi vedrebbe. Mia cara, credo sia ora di salutarci. Sì, potrei usare un attimo il bagno? Certo, mi segue. Grazie. Questa è una galleria splendida. Senza dubbio, ma non speri di rivederla in futuro. Il bagno è dietro l'angolo. Faccia presto. Certo. Torno subito. Ok ragazzi, muoviamoci, andiamo in bagno. Chiara, scusa di MJ per trattenersi. Ciao Craig, speravo di sentirti. Perché la giornalista che hai mandato non vuole affatto scrivere un articolo promozionale. No, è ancora qui? Devo entrare nella stanza privata. Se ho ragione su quella statua, ne uscirà una storia sensazionale. Come ha rimandato l'appuntamento? Allora, quando i nemici si insospettiscono, cominciano a indagare, vedrai compare l'icona. L'icona rossa significa che sei Chi stato è? Se non è la scoperto. tua giornalista, allora chi è? Chi c'è nella mia casa d'aste? No, tu non sistemi un bel niente. Primo, faccio arrestare su due piedi Miss Giornalismo Investigativo. Secondo, Craig, ti strappo personalmente la testa dal collo. Cavolo, è fuori di sé. Certo che è una minaccia, Craig. Pete me ne aveva parlato. Fisk lo usava per nascondere le prove. Perché la polizia non l'ha preso? So che questa statua si apre. Ma come si fa? Ok, allora andate qui, esaminiamo. Ha qualcosa in mano. Ha una specie di bastone in mano e la mano è messa in modo diverso, mi pare. Ecco qui, possiamo esaminare anche questo. Vedete? Bocca aperta. Ha qualcosa in mano. Noi gliela dobbiamo Ma cos'è? chiudere e mettere la mano in quest'altro modo. Esci. Allora, qua cosa Dietro di abbiamo? loro c'è il mio.
Ma sembra diverso. Esatto. Dunque, dobbiamo usare uno di questi oggetti. Devo ricordarmi come si fa a sbloccarli. Vedete che non ce l'ho da ancora selezionabile. Ha qualcosa in mano. Quindi possiamo anche girarli indietro, scusate, non sapevo più questa cosa. La statua si muove. La classica posizione del potere latente. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Forse avremmo sbloccato qualcosa, adesso no, esaminiamo la statua. Forse questi pezzi si muovono. Muovi. Eccola qua. Chiudiamo la bocca. Ci sono quasi. Manca solo un pezzo. Ecco, qui finalmente abbiamo Mi sembra di averle già sbloccato. viste. Allora, se non mi sbaglio era questa, l'arma che dobbiamo mettergli in mano. Norman Osborn. E questo cosa? Respiro del diavolo. Cosa sarebbe? Ma che? Signore, mi scusi. Non può. Ci mancava. Dov'è la statua? È là dentro. Stavo scappando verso l'uscita quando ti ho visto. Sei fortunata a essere viva. Guarda che ti ho salvato la pelle poco fa. Comunque, non so chi siano gli uomini mascherati, ma vogliono questo. E io non posso andarmene finché controllano le uscite. D'accordo. Ok, tu nasconditi là e aspetta di avere via libera, penso io ai cattivi. È un buon piano. È bello vederti. Anche per me. Anche se non era l'incontro che avevo in mente. Strano. Io invece lo immaginavo così. Allora, dobbiamo liberare la via d'uscita per MJ. Togliere di mezzo quei ceffi prima di proseguire. Ottima dormita. Ok, Pete, sono nascosta vicino all'ingresso. Avvertimi quando la via è libera. Ricevuto. Ma perché tante storie per un dossier? Cosa c'è dentro? Appunti sul respiro del diavolo. Fisk è stato incaricato di creare un laboratorio segreto. Non è chiaro cosa sia questo respiro del diavolo, ma Fisk sembra temerlo al punto da paragonarlo a un vaso di Pandora. E Fisk non si spaventa facilmente. Devi portare quel dossier via da qui. Aspetta. Prima abbiamo rischiato quasi di farci beccare. Facciamo rumore lì. Prima fa rumore lì. Sì, ha funzionato forse. Meglio non far rumore. Scommetto che non te l'aspettavi. Ok, la stanza è libera.
per modo di dire, libera. Questo era l'ultimo. No! Lasciami andare! MJ! Fermi! No. Via! Ok. Prendere ostaggi e da vigliacchi, ragazzi. Perché le vostre mani brillano in quel modo? Siete fantastici! Non ho mai combattuto un fantasma! Cioè, ho affrontato vari spettri prima d'ora, ma tecnicamente gli spettri non sono fantasmi. Tutti i fantasmi sono spettri, ma non tutti gli spettri sono fantasmi, chiaro, no? Ahia, che botta! Più che un fenomeno soprannaturale, questa sembra energia! Ok, lascio affrontare un fantasma nella lista delle cose da fare. Questo è armato, ragazzi. Questo fa male. Aia. Ok, anche ultimo andato. Esercizi cardio fatti. Sembra antica. Conosco qualcuno che può aiutarmi a scoprire da dove arriva. Ci penserò dopo. Ho parlato con Craig. Non sei una sua giornalista. E non scrivi nemmeno per l'Heritage. Ma hai detto di esserlo? Piacere. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Tu non scriverai neanche una parola di quanto hai visto qui. Sto oggi. Registrando. Cosa sa del dossier rubato da quegli uomini mascherati? Cosa? Io non... E cosa mi dice di tutta la refurtiva di Fisk battuta da questa casa d'aste? Il suo direttore risponderà al nostro avvocato. Mick. Come se questi mesi non fossero esistiti. Ok, abbiamo invitato a cena la bella Mary Jane, dai. La rossa, ragazzi, la rossa. La rossa ti prende. Anche la bionda, ma la rossa è rossa, ragazzi. Dunque, attendiamo la fine del caricamento. Da quando Mick è un ristorante italiano? Non lo so, ma vado matto per queste patatine. Hai ragione, le migliori in assoluto. Allora, come va al Bugle? Visto il messaggio che mi ha inviato, pare che Robby se la sia presa parecchio riguardo la mia ultima buffonata. Sembra che dovrò rivolgermi all'ufficio legale, di nuovo. Nah, appena leggerà l'articolo vedrai, sarà entusiasta. Invece... i tizi mascherati. Che ne pensi? Beh, che siamo a New York. E tu? Sento che dietro c'è qualcosa di più grosso. Ma non parliamo solo di lavoro. A te come va? Hai avuto quella promozione?
No, ma siamo praticamente a un passo da un traguardo epocale. Sai che l'Oscorp ti assumerebbe al volo, vero? Una telefonata a Harry. Certo, ma Octavius aiuterà milioni di persone. Voglio dire, è la scelta giusta, è quello che devo fare. Sembra quasi che sia più importante del tuo altro lavoro. Non ti avevo mai sentito parlare così. Si cambia molto in 6 mesi. Perché mi hai chiesto di uscire? Beh, solo per una cena tra amici. Amici? È questo che siamo? Perché no, potremmo esserlo, se è quello che vuoi. Abbiamo un sacco di trascorsi. Sì, è vero, ma forse è così negativo. Insomma, un sacco può contenere cose utili. Che ne so, dei soldi, le chiavi, i regali di Natale. Ricordi perché ci siamo lasciati? Domanda trabocchetto, vero? Salvato dalla sirena. Ci sentiamo dopo. Va. Il lavoro chiama. È bello vedervi di nuovo insieme. Siete sempre stati i miei preferiti. Bellissimo cameo di Stan Lee, ragazzi, veramente. Ok. Per cosa avrà suonato la polizia? La sirena della polizia? Ehi, sono io. A cosa dobbiamo la mobilitazione? Sembra che il nostro amico Schulz ci sia ricascato. Shocker, non l'avevano rilasciato sulla parola. Già, non puoi più fidarti di nessuno. Tranquilla, Herman è un pasticcino. Sarà di nuovo a Riker in tempo per la cena. Allora, Vulture resta... No, Vulture, scusate. Da criminali in maschera, e ora devo vedermela con un folle che usa le onde d'urto per le sue malefatte. Che vita straordinariamente normale che hai, Peter Parker. Sto sempre attento a non lasciare nulla in giro, ma la ringrazio per l'interessamento a nome del mio amico. Ha già fin troppi nemici in città. Quel buffone di Jason è il suo branco di pecore. Ma per favore, chi ambisce a compiere grandi imprese non può cedere di fronte all'arroganza. E mi riferisco anche a noi. Parole sante, Doc. A presto. Ok. Vai. A tutte le unità, rapina in corso. I sospetti sono armati. Intanto noi avanziamo verso il nostro obiettivo. Siamo quasi arrivati. Adesso ho detto Vulture prima, ma non so se sia veramente Vulture il nemico di cui stiamo parlando. Comunque, dobbiamo riportarlo in cella, Riker. Ecco qua, vai. Ok, dobbiamo inseguirlo, ragazzi. Arrenditi, non mi prenderai mai. Questa l'ho già sentita. Non voglio ferirti, non faresti che rallentarmi. Beh, gentile da parte tua. A che ti servono i soldi? Che te ne importa? In effetti niente, volevo solo fare conversazione. Basta chiacchiere. Ma immagina che meraviglia
se riuscissimo a stabilire un legame emotivo. Aspetta, dimenticavo. Tu non provi emozioni. Avanti, Herman. Questo gioco del silenzio non è divertente. Allora, dovete usare Herman? Il tasto triangolo quando gli arrivate abbastanza vicino. Preso. Ora parliamo. Ho detto, non voglio parlare. L'ho notato. Herman, seriamente, perché sei tornato a rubare? La polizia ti sta addosso. Sappiamo tutti che sei un po' stupido, ma non pensavo che fossi così stupido. Devi essere disperato. Questo significa che non stai rubando per te stesso, ma che lavori con qualcuno. O per qualcuno. Puoi dirmelo subito o aspettare che ti faccia sputare il nome a pugni. Scegli tu. Ho detto abbastanza. Vabbè, cerchiamo di arrivargli ancora addosso ad Herman. Vai. Sai, Herman, hai meno personalità di un cavo di rame. Ma il tuo costume è spettacolare. Mi daresti i dettagli tecnici? Forse dopo. Ed ecco qua, l'abbiamo messo sotto chiave il nostro Herman. Ottimo lavoro, Spider-Man. Hai scoperto il suo movente? Ci ho provato, ma non è un tipo loquace. In più, credo mi detesti. Non è l'unico, in effetti. Ma tu mi ami, vero Yuri? Ti tollero. Wow, è la cosa più carina che tu mi abbia mai detto. Ecco qua, abbiamo terminato la nostra missione. Un ritorno scioccante. Forse è il momento giusto per indagare sulla maschera. Oh, MJ. Ciao, MJ. È ancora sveglia? Stavo guardando le ultime notizie. Stanotte hai fatto baldoria con Shocker, vedo. Sì, era stranamente combattivo. Comunque, grazie ancora per la cena. Come posso sdebitarmi? Un modo c'è. Hai ancora la maschera della galleria? Certo. In effetti stavo andando al Fist Center per chiedere un parere a Martin Lee. Martin Lee? Perché? È laureato in storia dell'arte. Magari può dirmi qualcosa sulle origini della maschera. Ok, tienimi aggiornata. Ho l'impressione che ci sia qualcosa di grosso sotto. E voglio essere io a raccontare questa storia. D'accordo. Quindi posso... È quasi mattina. Lì dovrebbe arrivare a breve. Potrei fare uno spuntino. Ok, eccoci di nuovo al Fist, ragazzi. Allora, il signor Lee è nel suo ufficio. Perfetto, bravo Peter. Ora possiamo parlare ancora con i due senza tetto qua. Vedete che abbiamo un atto di algo. Va tutto bene, ragazzi. Questo cretino pensa che andrò a vivere con mia figlia. Sarebbe splendido. Non me l'ha chiesto e non lo farà. Non vado da nessuna parte. Non puoi saperlo. Mai dire mai. Beh, io non vado da nessuna parte, promesso. Allora, eccola, il signor Lee è là di sopra, quindi dobbiamo prendere le scale che mi pare fossero di qui. Perfetto. Forza, forza, Peter, sempre di corsa, vai. Ed ecco qui, questo è il suo ufficio. Peter, serve aiuto? Scusi il disturbo, signor Lee. Una mia amica, Mary Jane, fa la giornalista. Sta scrivendo un articolo su degli oggetti d'arte e ha trovato questa maschera. Vorrebbe avere il parere di un esperto. E siccome so della sua laurea... Questa probabilmente è la prima volta che mi serve a qualcosa. Fammi vedere. Interessante.
Dove l'hai trovata? Non so di preciso. Perché, sa cos'è? La copia di un'antica maschera teatrale cinese. Non ne vedevo da anni. Questo simbolo si può tradurre con demone. Demone. Mio padre mi leggeva storie di fantasmi con questa maschera da bambino. Mi spaventava tanto. Peter, ascolta. Questa maschera può essere collegata a gente pericolosa. Mary Jane dovrebbe lasciar perdere. Pensa che sia in pericolo? Ah, non lo so. Ma perché rischiare? Perfetto, ragazzi, dunque. Ehi! Il simbolo nella maschera significa demone. Lì era terrorizzato. Non l'avevo mai visto così. Ti consiglia di lasciar perdere. Neanche per sogno. Tu credi che Martin ci nasconda qualcosa? No, ma sembrava come turbato da strani ricordi. A quanto ne so, ha avuto un'infanzia traumatica. Beh, può darsi. Demoni, eh? È un nome accattivante. Ok, mi metto a scrivere. A dopo. Beh, direi che non potevo sperare di meglio. Perfetto, ragazzi, dunque. La nostra avventura in Spider-Man continua, ma non oggi, nel prossimo episodio, nel quinto che vi registro adesso, a breve. Se vi è piaciuto questo episodio, dunque, io vi chiedo il solito like, oppure iscrivetevi al canale per sapere, ragazzi, quando Marvel Spider-Man avrà il suo seguito. Alla prossima, ragazzi, grazie di essere stati con me e soprattutto grazie di aver visto il video. Ciao ciao a tutti!